Con la trasmissione di questa sera comincia una nuova rubrica di cui avete visto e udito il titolo, Tribuna Elettorale. È una rubrica dedicata alle elezioni che avranno luogo in tutta Italia il 6 novembre e dedicata soprattutto ai protagonisti di queste elezioni, vale a dire a voi cittadini italiani, specificatamente a ciascuno di voi che il 6 novembre eserciterà il proprio diritto di voto. La serie di trasmissioni di Tribuna Elettorale ha infatti per unico scopo quello di darvi, attraverso i successivi interventi dei rappresentanti più qualificati dei diversi partiti, nessuno escluso, una conoscenza più ampia e più diretta delle alternative tra le quali voi con il vostro voto sarete chiamati a scegliere, a decidere. Ascolterete quindi in queste trasmissioni la parola di Malagodi come quella di Nenni, la parola di Saragat come quella di Michelini, la parola di Reale e di Covelli, quella di Togliatti e quella di Moro. Sarà il nostro un appuntamento quasi quotidiano, con il solo intervallo del sabato e della domenica, tra i partiti e gli elettori. Noi ci auguriamo anche che sia un appuntamento interessante. Siamo comunque certi, e permettete che di questo ci rallegriamo, che è un appuntamento democratico, perché dà alla voce di ogni partito la possibilità di essere intesa in milioni di case e da milioni di elettori. Vi saranno due cicli di trasmissioni. Il primo ciclo avrà la forma di conferenze stampa, di dialoghi, cioè tra gli esponenti politici e i rappresentanti degli organi di informazione pubblica, i giornali, sia i giornali di partito che naturalmente i giornali della stampa indipendente. Il secondo ciclo avrà la forma di conversazioni vere e proprie tenute alla televisione e alla radio dai leaders dei vari partiti, presumibilmente gli stessi o in gran parte gli stessi che avranno già subito l'assalto dei giornalisti nel corso delle conferenze stampa.